Salve, ho accettato l'invito del mio amico Di Stefano, Orazio, di portare la mia opinione per quello che riguarda il tema dell'Europa. Io devo dire che in questi anni stiamo vivendo una sindrome per cui questa pseudoclasse politica le loro incapacità le scagliano tutte sull'Europa, ci obbliga la Germania, ci obbliga l'Europa, tutte cose false. Bisogna avere il coraggio di dirlo, sono cose false, perché non c'è nessun obbligo se non gli obblighi che il singolo, liberamente lo Stato italiano ha sottoscritto con gli altri partner. Per cui non c'è nessun obbligo. Lo Stato italiano sapeva quello che firmava, se non lo sapeva, il problema è di chi ci abbiamo mandato. Noi abbiamo un grosso debito pubblico fatto dagli italiani, non dall'Europa, la quale entrando in euro è diminuito anche il costo degli interessi che noi pagavamo sul debito pubblico italiano, per cui questi soldi che abbiamo risparmiato, invece di essere utilizzati per fare le riforme, sono stati utilizzati fondamentalmente in spesa corrente per fini elettorali tra centrodestra e centrosinistra. Questo modo un po' infantile per cui si dà la colpa agli altri, per cui è sempre un altro il colpevole delle cose che non vanno, è la caratteristica che ci sta rendendo un po' ridicoli in tutta Europa. Perché facciamo l'esempio del MES, tutti dicono comunque una buona parte, nel centrodestra in particolare, ma non solo nel centrodestra, penso alle stesse 5 Stelle. Cioè i movimenti populisti che dicono, faccio presente che io con questa pseudosinistra non ho nulla a che vedere, però ragiono sempre con la mia testa. Cosa dicono? Ah, l'Italia farà la fine della Grecia, è arrivato il MES, la Troica, hanno distrutto, si sono comprati la Grecia. Allora, innanzitutto l'Italia non è la Grecia, non solo perché siamo uno dei paesi fondatori, ma perché noi nel MES abbiamo il 17% di voto e si vota con l'85% si approvano, per cui noi abbiamo il diritto di veto. Se qualcosa non va bene, siamo in grado di dire questo non si fa. Questa è la prima cosa che omettono i nostri populisti da strapazzo, perché oltretutto questa è l'Europa degli stati sovrani. Perché in questa Europa non c'è un governo europeo che si occupa, che viene eletto dai partiti europei. C'è un Parlamento europeo che ha pochi poteri e questo Parlamento europeo ha la sola possibilità di ratificare determinate scelte. La Commissione europea sono i notai, i quali notai fanno rispettare le scelte che i singoli paesi hanno approvato liberamente. Per cui non c'è nessuna Europa che ci obbliga, c'è una classe politica che non sa cosa firma, casomai. Ma per venire adesso al MES, innanzitutto la riunione di ieri è andata molto bene, nel senso che è stato riconosciuto un MES senza nessun vincolo, se non quello che credo giusto e fondamentale, che i soldi che vengono presi devono essere investiti in quello per cui li si è presi. Nel senso, non si ha la libertà di prendere i soldi, ad esempio, per investimenti produttivi in strutture, in infrastrutture, in tecnologia, in sanità, perché ci sono anche investimenti previsti per la sanità, ad esempio il reddito di cittadinanza. Non è onesto e i nostri partner ovviamente dicono: noi vogliamo solo controllare che quello che tu prendi vada dove tu hai presentato le carte, dove deve andare. Facciamo un esempio: se uno di noi va in banca e dice che vuole comprare una casa, la banca dice: i soldi te li do, ma portami un documento che tu compri casa. Perché se io ti do i soldi così e poi tu invece di andare a comprarti una casa ti vai a giocare al bingo, la banca rimane fregata perché non ha nulla su cui potersi rifare. Per cui i soldi ci stanno, oltretutto c'è stato anche questo dato positivo di quello che viene chiamato SURE, che sarebbe un fondo per la disoccupazione, perché purtroppo la partenza sarà difficile a livello economico. Oltretutto mi sembra che
come dice una certa battuta. Abbiamo, come si dice, più tecnici che ha nominato questo governo, i quali volevano abolire il Senato della Repubblica o diminuire i parlamentari, hanno nominato più tecnici loro di quelli che ci stanno in Parlamento. Ma questa polemica a parte, ecco, io credo che per noi invece l'Europa è una grande opportunità, perché dobbiamo comunque valutare il contesto dove l'Italia si trova. Chi pensa che l'Italia da sola potrà fare grandi cose, innanzitutto pensa male, perché con il debito che abbiamo, e se non ritorniamo, rientriamo dal debito, il nostro è un problema enorme. Dall'altro lato, esistono oggi grandi interessi nel far saltare l'Europa, di cui probabilmente sia Salvini, la Meloni, le 5 Stelle, hanno tutto l'interesse a rispondere forse a queste forze extra nazionali che hanno questo interesse. Oggi anche la miopia dell'America è contro l'Europa, e l'abbiamo visto come ha favorito anche la Brexit, per questo legame anglo-americano che hanno tra queste due nazioni. Ma c'è anche l'interesse della Russia, l'interesse anche potenzialmente della Cina, per quanto è lontana, perché ovviamente ogni singolo Stato è molto più facile da poter affrontare che non un'Europa unita, sovrana, un'Europa sovrana, che permette, così dire, di sviluppare competenze, e c'è un mercato interno unico di più di 400 milioni di abitanti. Saremmo una delle potenze che può stare al tavolo facendo delle scelte dovute. Oltretutto, un governo eletto direttamente dal Parlamento europeo farebbe sì che, non ci, che si smorzano gli egoismi nazionali, perché il problema di Lampedusa o delle Balenou di Parigi sarebbe un problema del governo, perché qualunque leader che vuole essere riconfermato ha bisogno dei voti elettorali di tutti i partiti che lo rappresentano a livello europeo. Per cui questo è un dato importante per cui fare un salto. L'altro aspetto, io credo importante, è che noi stiamo affrontando questa ripresa in modo un po' disordinato, nel senso che questi tecnici ancora non hanno capito bene cosa devono fare, però ci stanno alcune scelte che sono importanti. Io penso non tanto al mondo della grande impresa, ma al mondo della piccola impresa, fino ad arrivare al bar al ristorante. Cioè, queste sono attività che in questi anni, in questi mesi, hanno perso e accumulato debito. Hanno perso perché non hanno lavorato, hanno accumulato debito perché fitti, luce e cose varie sono comunque condizionanti. Allora, sono i cosiddetti costi fissi. Allora sarebbe il caso che lo Stato favorisse un tavolo di concertazione con tutte le categorie sociali, come fece Craxi per la scala mobile, nella quale ogni categoria mette qualcosa di suo per la ripresa. E faccio un esempio molto chiaro. Tutte le utility, che sono un costo fisso per la piccola e piccolissima impresa, fino ad arrivare al commercio, potrebbero per 6 mesi, 7 mesi, mettere in perdita, invece, come dice, in perdita, che non fanno pagare la luce, il gas, l'acqua alle varie attività commerciali. Questa parte di perdita in parte può essere gestita dallo Stato, che gli evita, invece di dargli dei soldi per la partenza, gli copre in parte questo costo, e in parte va in perdita per le aziende. E diventa un contributo comunque fattivo per la piccola impresa. L'altro aspetto sono gli affitti. Il governo ha detto che il credito d'imposta l'imprenditore lo può portare a fine anno, ma il problema è che per la partenza l'azienda non ha i soldi per pagare, è stato ferma 2 mesi, non ha i soldi per pagare i fitti. Per cui sarebbe stato più giusto che il credito d'imposta vada dato al locatore, ed eventualmente l'azienda o il piccolo commerciante paga il 40% direttamente al locatore, il 60% glielo darà lo Stato, credito d'imposta. Cioè, esistono modi e forme diverse, sapendo che il problema della piccola e media impresa, penso, è la partenza, la liquidità. Perché l'operazione sulle banche, almeno fino a oggi, probabilmente stanno aspettando i soldi europei, no, mancano la liquidità allo Stato. Basta capire che un dipendente pubblico, per andare in pensione, normalmente quando prende la liquidazione dopo 2 anni, che vuol dire che lo Stato ha qualche problema.
Comunque io credo che noi dobbiamo ripartire con una grande determinazione. Lo spartiacque dopo questa crisi sarà tra chi sta con l'Europa, cambiandola, e chi invece pensa che uscire fuori dall'Europa. Ma in Europa ci dobbiamo stare con il fiorfiore della nostra classe dirigente, non mandando i trombati come abbiamo fatto sempre. Perché la colpa, se in Europa non contiamo, non è degli altri, la colpa è la nostra. Grazie.